Sempre meglio Rimini Ascoli 4-1. Sembra lunga questa di Lorenzini. E potrebbe toccare quella del punto, realizza due punti, quindi 6-5 in favore di Macerata nella coppia tra Formicone. Fa un gran buco, raccoglie Andrea Mazzoni e si porta in parità. Tre pari nell'individuale tra Ferrara e l'Aquila. Mi ricordo che il punteggio è di 3-2 per l'Aquila. La coppia di Ferrara ha battuto Emanuelli e De Nicola, mentre Mazzoni e Formicone sono alla prima partita del secondo turno. Torniamo nella corsia della coppia tra Macerata e Pistoia. Ottima questa boccia giocata da Rotundo, mentre tornano gli applausi per Domenico Dari, che realizza un punto a fondo campo molto valido. Vediamo la bocciata ora di Moreno Capponi, colpisce, va a fondo tavola anche il pallino, vediamo un po', ma questa volta il punto dovrebbe rimanere di Rotundo. Vedete Pirani di spalle. Nuova bocciata per Moreno, dichiara il punto. Non colpisce Moreno. Sei a 5 il punteggio per loro, per Macerata, mentre il punteggio per Dari. Andrea, ci puoi... 6-5 per Dari. 6 a 5 anche nella... 5-4 per Dari. A 5-4 per Dari, quindi sempre un punto di vantaggio per Macerata. In pratica due partite molto molto dicevamo molto accese, molto combattute. Vi ricordo che entrambe sono le prime partite del secondo turno. C'è una tirata di Barbieri che colpisce bene, scarica sulla sua, ma su quella di Capponi, ma realizza un buon punto. Ancora applausi per Dari. 1-6-4 per Dari. Tiro di Lorenzini, non prende, non prende. Vediamo Lorenzini ancora con il vantaggio di boccia, può ancora far bene se colpisce. No, prima dentro, adesso fuori. E la boccia di Barbieri rimane lì. Pensieri per Rotundo. È una bocciata di volo qua di Formicone che colpisce, vediamo un po' quanti punti avrà fatto. Tira anche Rotundo? No, totalmente fuori. Tre fuori per Pistoia, fondo campo. Possibilità di vincere questo set. Per Macerata una boccia, pensate, tre bocce contro una, tre fuori a tavola, possibilità di vincere per Macerata. Moreno è andato a insegnare la strada da percorrere per poter mettere il punto che serve
per vincere l'incontro. C'è un certo mormorio sulle tribune e sicuramente se riuscirà a inserire questo punto ci sarà il solito boato. Vediamo un po', mi sembra corta, a meno che abbia qualche... No, 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 brutta, 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 brutta. E dire che lo spazio c'era per inserirla e probabilmente sono bocce pesanti. 7-4 mi sembra. 7-5 il punteggio in favore di Macerata. Tiro al massimo per Barbieri. In effetti dicevo 7-4, 7-4 è. Buona la boccia di Barbieri. Forse c'è un errore sul punteggio. Edo 56 probabilmente ha ragione, 7 pari, il punteggio sul tabellone elettronico è di 7 pari, sbaglia l'accosto rotondo, boccia molto corta, questa dovrebbe essere buona se non scende sulla sinistra e non dovrebbe prendere il punto, l'arbitro dice no. Ma quella è sicuramente una boccia meno di 50 nel tiro massimo. Ora Lorenzini dovrebbe tirare quella boccia. Ma 7 pari tirerà il pallino. Tu dici? Per buttarlo fuori. Vediamo. Pallino per Lorenzini, pallino, tira molto forte, colpisce ma il pallino non va fuori, realizza un ottimo punto, guardate dove è andato ad infilarsi il pallino, bersaglio stretto, probabilmente tocca anche, basterà a Macerata colpire, 3 bocce contro una. Ancora un'ottima giocata per Dari. Vediamo un po' se riuscirà a colpire Capponi Moreno. Tiro rallentato, colpisce ma il pallino se ne va con la boccia. Ma certo che bastava colpire, ma in questi casi forse con un po' più di forza il pallino avrebbe avuto la possibilità di muoversi ulteriormente. Vediamo ancora un tiro da parte di Capponi sulla boccia del punto. Ai 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 ai, come si gira la frittata. Da partita per Macerata, ora sul 7 pari, una boccia ciascuno, anche Barbieri andrà alla bocciata. Boccia del punto, dice Barbieri. Colpita dal verso. Grande applauso per Barbieri, 2 punti. Uno non è bersaglio, qui ci potrebbe essere la giocata della Calatina sulla boccia sul secondo punto. Non c'è altro da fare, crediamo. Sul 7 a pari deve chiudere gli occhi Lorenzini e tirare la boccia sotto sponda. Poi pallino non è che si vede. Vediamo un po' cosa
ha in mente, chiama la boccia del punto. Boccia del punto, sì, perché se la smezza potrebbe anche rimanere con il gioco della sponda. Vediamo un po', Lorenzini al tiro, colpisce proprio quello che voleva lui, ma la boccia sua non rimane, vince l'incontro, questo incontro, questo set, Macerata, 8-7, partita molto accesa, agonisticamente diciamo bella, e Macerata si porta sul 3-2. Sì, aspettiamo adesso la conclusione della partita di Domenico Dari.